poi la palla dentro a Scola e fronteggia parabolazzata. Direi che Delia è già sulla via del mal di testa. Nuovo la zona da attaccare, Fernandez, comodo con la tripla, avversario, manda un'occhiataccia agli arbitri, prova a correre il campo, alla fine Varese, De Vico, smarcato sul perimetro, mette la tripla del 16-12. Bel movimento di Delia, e si libera di Mors, poi di Nicolauda, il tempo a tornare, poi si prende lo spazio e manda bersaglio, una grande tripla. Strautis, da tre importante, ha iniziato anche a segnare, in effetti 5 in questo secondo quarto. Insomma, stavolta non concede la tripla di Nicolao, lavora e poi va col cameriere, secondo tempo che vale meno 8, e Doyle ha già il pallone. Brutte notizie per Varese, altra fucilata di Milton Doyle. Varese già schierata, partenza di Cavaliero, bel taglio dal lato debole di Mike Henry, che non segna e soprattutto adesso è scoperta l'Allianz nel rientro, e arriva la seconda tripla della partita di Strautis. Proprio per Gragiulis, appena entrato, sbaglia un appoggio comodo, ributta fuori ancora per Daros, che spara dall'arco, la tripla a bersaglio, 2 su 2 per lui. 6-5-5-8, Fernandez, da 3 ancora. Eccolo De Vico, la Quintana, schiena canestro, movimento verso il centro, arresto e tiro. Bel canestro che vale il meno 6. Vediamo l'ultima difesa varesina, il fischio arriva, canestro valido. Ferrero da 3, molto importante, e il capitano varesino non sbaglia. Varese minacciosa, meno 4, ancora la difesa strachiusa, le triple che arrivano, stavolta la prende uno dei migliori tiratori del campionato, che è Davide Alviti. Su di lui scivola Librizzi, Doyle con una grande palla per Hampson. Scola chiede a Strautis di venire più vicino. De Nicolao cerca di rubare il pallone a Doyle, alla fine Trieste ne esce nel modo migliore con la tripla dall'angolo di Alviti, che spezza in due la gara davvero con un parzialone, che adesso Doyle prova ancora a dilatare e ci riesce.